Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo gameplay. Come potete vedere subito dalle immagini, tratteremo questa volta il primo capitolo della saga di Tenchu, ovvero Tenchu Stealth Assassins, che cronologicamente rappresenterebbe la seconda parte della storia dei ninja Rikimaru e Ayame, e appunto narra le vicende che si sono susseguite dopo il secondo capitolo, ovvero Birth of Stealth Assassins. La storia del secondo capitolo si incentrava sui ninja Tsuma, ovvero Rikimaru, Ayame e Tatsumaru. Tatsumaru morì tradendo il suo villaggio e uccidendo il suo maestro, mentre invece Rikimaru e Ayame, avendo perso tutto, avendo perso il loro villaggio e avendo perso comunque la loro, tra virgolette, casa, decidono di servire Lord Goda e decidono di stare a corte con lui e diventare i ninja personali di Lord Goda. Ovviamente, avendo sconfitto Lord Toda e lo zio Motohide, Goda adesso godeva di un grandissimo prestigio e di un grandissimo potere nella corte giapponese. Infatti, come potete vedere, come potrete vedere in futuro nel gameplay, essendo uscito prima, questo gioco ha un sistema di combattimento e un sistema di movimento forse un po' più semplice rispetto al secondo capitolo. C'è da dire, ci sono tante cose da dire. Come potete vedere, Rikimaru presenta la cicatrice sull'occhio fatta da Tatsumaru. L'età ovviamente è cresciuta, infatti Rikimaru adesso già inizia ad avere i capelli bianchi, Ayame inizia ad essere una ragazza a tutti gli effetti, già grande e sviluppata. E come potete vedere, tutti i personaggi della saga saranno invecchiati. Ho preferito parlare durante la intro, sempre al solito motivo, per evitare problemi di copyright e anche perché così possiamo tagliare corto e cominciare subito la nostra avventura. In questo capitolo sono presenti soltanto due personaggi, ovvero Rikimaru e Ayame. Non è possibile avere un terzo personaggio come nel secondo capitolo, quindi io giocherò con Rikimaru perché ho sempre giocato con Rikimaru. Le missioni in totale dovrebbero essere 10 o 11, non ricordo bene, ma cominciamo subito con la prima. Come detto, i ninja di Goda ormai sono al loro servizio per svolgere favori e compiti, tra cui questo. Nobile si nasce e non si diventa. Molti commercianti si sono arricchiti, ma il denaro non compra la nobiltà. I commercianti, anche se ricchissimi, non potranno mai diventare dei veri samurai. Ecco perché molti commercianti ambiscono al potere, a loro precluso, tra cui un uomo di nome Echigoya. Echigoya cominciò onestamente la sua carriera di commerciante, ma non molto tempo dopo i suoi rivali vennero trovati morti. Echigoya espanse la sua attività con il racket, lo strozzinaggio e il gioco d'azzardo. Olè. I suoi metodi sono brutali, il suo profitto enorme. Se venisse arrestato, Echigoya comprerebbe semplicemente la sua libertà. Devi fargliela pagare per i crimini commessi con la sua stessa vita. Beh, se una cosa del genere funzionasse in questo modo anche qua in Italia, effettivamente, forse si vivrebbe un po' meglio. Però lasciamo stare questi pensieri che poi possono essere anche mal interpretati. Come potete vedere nella schermata principale del gioco, comunque della missione, vi verranno forniti dei consigli o vi verranno forniti comunque dei suggerimenti che vi porteranno ad essere leggermente più cauti e vi permetteranno soprattutto di essere, tra virgolette, più letali. Allora, per quanto riguarda questa missione dovrete... Allora, la prima missione di per sé è molto semplice e anche molto veloce, quindi penso ne faremo due in questa puntata e poi nelle altre forse ne faremo sempre una alla volta. Come prima tappa dobbiamo andare in questa casa. Come avete potuto vedere, vi ho fatto vedere il percorso migliore. Il gatto potete lasciarlo stare e andare qui. Dai, mi prenderò io cura di te. Cosa?
Chi sei? Sono qui per vendicare gli innocenti che hai fatto soffrire. Aiuto! Prendetelo! Mi fai schifo, sei capitato male. Ma chi ti ha invitato? Ho un conto aperto con Echigoya. Adesso fatti da parte o ti faccio fuori. Qua state, fate attenzione perché lui, esatto, vi attaccherà subito. State attenti a non colpire la dama. È riuscito a colpirlo, bastardo. Ovviamente lo schema di combattimento e lo stile di gioco è molto più semplice del secondo capitolo. E forse anche per questo che lo hanno in un qualche modo reso più difficile. Diciamo questo secondo capitolo l'hanno reso un po' più difficile, proprio anche forse in visione del fatto che questo, tra virgolette, è un po' più semplice. Una volta eliminato, come dire, il nostro primo boss, chiamiamolo così, dobbiamo tornare da questo lato, perché Echigoya, per l'appunto, si nasconde in uno di questi capannoni. Con i tasti L1 e R1 ovviamente avremo gli stessi comandi del secondo capitolo, quindi riusciremo ad abbassarci, ad avere una visuale. Oh mio Dio. Ovviamente le finishing sempre con tanto di posa e... diciamo con tanto di posa e carattere da parte di Rikimaru. Ma via! Aiuto! Aiuto! Le tue guardie del corpo sono morte. Ora tocca a te. Questo è un boss molto semplice se non gli date l'opportunità di potersi difendere. Ecco, esattamente questo. Lui ha questa specie di pistola che praticamente utilizzerà per colpirvi, ma se voi, vedete, lo lasciate... Oh, i miei soldi! Lo lasciate così inerme, lo potete ammazzare facilmente. Non ti resta altro che bruciare all'inferno. E questa prima missione è andata. Come potete notare, abbiamo ottenuto già il titolo di Gran Maestro, che è diciamo il riconoscimento più alto del gioco, anche avendo ammazzato soltanto una persona. Questo perché? Perché a differenza del secondo capitolo, Tenchu 1 non premia le vostre uccisioni, ma premia il fatto che voi siete rimasti silenziosi. Quindi più silenziosi e invisibili sarete, meglio è. Mentre invece Tenchu 2, per arrivare al grado di Gran Maestro, implica che voi ammazziate tot persone presenti all'interno della mappa. Non so fino a quanto questo possa essere buono dal punto di vista del gameplay, però è così. Un gruppo di fuorilegge ben organizzato intende attaccare il territorio di Lord Goda. Tu hai sottratto una copia dei loro piani e se riuscirai a consegnarla nelle mani di Lord Goda, i suoi uomini potranno annientare i fuorilegge senza grosse perdite. Senza i piani, Lord Goda dovrà affrontare una dura lotta. Il nemico ha inviato un gruppo di ninja nella città circostante il castello per impedirti di recapitare i piani. Cerca di eludere o distruggere i nemici e consegna i piani a Lord Goda. Vedete, questa è una missione molto semplice anch'essa, perché non implica chissà quale non implica chissà quale combattimenti, perché potete benissimo anche evitarli. Come potete vedere, abbiamo vinto la pergamena dei piedi alati, che usala per spostarti da un punto all'altro in un attimo. Questi sono tutti gli oggetti qua alla destra che otterrete ottenendo il grado di Gran Maestro in tutte le varie missioni. Io tenterò di farcela, anche perché comunque in questo gioco, a differenza del 2, non solo i comandi sono più semplici, ma la metodologia di assegnazione del grado è molto più semplice. Infatti voi qua potrete ambire al titolo di Gran Maestro anche un pericolo, senza ammazzare le persone. Quindi semplicemente giocando. Questa è una missione, non dico semplice perché sarei...
Sarei forse troppo convinto nel dirlo. Chi è che mi guarda? Ah, là c'è quella sul tetto. Chi l'aveva visto? Per fortuna che esistono questi indicatori di presenza dei nemici in modo tale da avvantaggiarti comunque anche per quanto riguarda la zona o per quanto riguarda anche il fattore sorpresa. Il livello vi mette a vostra scelta la morale da seguire, ovvero o uccidere i vostri nemici o semplicemente eluderli. Non cambia molto la sostanza perché, come vi ho detto prima, a differenza del secondo capitolo, questo Tenchu premia la vostra efficienza come ninja e non la vostra capacità di uccidere, se così possiamo dirlo. Nel frattempo abbiamo raggiunto metà livello già. Il triangolino giallo ovviamente vi segnala semplicemente il pericolo di poter essere visti. Ma poi effettivamente basta che voi, non dico facciate il mio stesso percorso perché non è detto che il mio percorso sia quello più sicuro. Infatti vorrei precisare che il punto di spawn o comunque il punto di apparizione degli avversari è puramente casuale. Quindi potrebbero apparirvi nemici dove per esempio a me non sono apparsi in questo episodio. Aspettiamo che questo furbetto faccia. Magari si giri dall'altro lato. E lo uccidiamo tranquillamente. Adesso qua ce ne dovrebbe essere un altro che passeggia praticamente, esatto. Mossa letale a sorpresa e dopodiché siamo arrivati. Perdonami, sono in ritardo. No, no, non preoccuparti. Lord Goda ti sta aspettando. Entra. Questo è il Sire Sekiya che si vede nel secondo capitolo e che qui sarà vestirà i panni di colui che vi farà il tutorial. Infatti, se farete in qualche modo l'addestramento, lui vi darà tutti i comandi, tutti i consigli e vi spiegherà come funziona questo tipo di gioco. Come potete vedere, siamo riusciti ad ottenere il titolo Gran Maestro anche solo con due uccisioni mortali a sorpresa, perché ovviamente siamo stati scoperti 0 volte, quindi prendiamo già un punteggio massimo di 400. Andiamo avanti. Dato che questa missione comunque è stata anche piuttosto breve. Uno dei ninja di Lord Goda è stato fatto prigioniero dopo essersi infiltrato in territorio nemico. Ora si trova nella stanza delle torture in una foresta piena di insidie. Affidandoti l'ordine di liberare subito il prigioniero, Lord Goda ti ha dispensato dal codice ninja che vieta di portare in salvo gli ostaggi. Devi liberare il prigioniero e in fretta. Esatto, il nostro compagno è stato catturato, ovvero Ayame, perché è l'unica nostra compagna. Come potete vedere, il numero delle pergamene aumenta, dato che comunque questa l'avevamo già sbloccata, quindi è aumentata di numero, mentre invece quella sbloccata diventa una sola. In questo combattimento c'è un boss da affrontare, quindi io direi di portare due granate
3 granate fumogene e 3 medikit, solo come assicurazione. Non ho intenzione di usarle anche perché, ripeto, qua il combattimento è molto più semplice. Però lo voglio fare, non si sa mai. Anche perché, dato che in questa parte i boss fight dovrebbero essere due, io preferisco in un qualche modo avere tutto sotto controllo. Allora, come potete notare, in questa mappa vi è presente già la mappa sbloccata, ovvero questo succede, questo c'è in tutto il gioco, non so se è una cosa positiva o negativa, fate voi. Per me è molto positiva perché mi permette di orientarmi e concentrarmi di più per quanto riguarda il gameplay. Questa è una missione un po' rognosa, devo essere sincero. Dai, non puoi vedermi, sono dietro la cosa, qua, dietro la roccia. Cioè, dietro la salitina, più che altro. Girati dall'altro lato, bravissimo. Ecco. Morto. State attenti a questi salti perché failare è un attimo, veramente, failare è un attimo. E sinceramente, failare in una zona del genere è un po' da bastardi. Qua dovrebbe essercene uno, esatto, mi ricordavo. Girati per favore, grazie. Torniamo indietro. E andiamo di qua. Qui dovrebbe essercene uno? No, non c'è. Dobbiamo andare di qua, esatto. Quindi io direi di fare così. Ok, dobbiamo stare attenti perché mi ricordo che ce n'è uno là in fondo. Però un altro è da quest'altro lato. Non so se è a destra o a sinistra, però. Ah, eccolo, di qua è. Perfetto. Mi ricordavo che era da uno dei due lati, sinceramente non ricordavo da quale. Però meglio così, perché adesso questo lo freddiamo. Poi ce ne dovrebbe essere un altro là in fondo, però esatto, che dorme, quindi va bene così. E adesso qua dovrebbe esserci la fine del livello. Oltre questa porta, se non ricordo male. Qua non ce ne sono nemici, quindi possiamo attraversare tranquillamente. Quando il gatto non c'è, i topi ballano e così fa gu. Dai, muorici! Maledetto. Gu non può giocare. Gu stanco. Muori in pace, povero diavolo. Sono molto soddisfatto di te. E questo chi è? Sono Onikage. Ritornerò per sistemare Goda. E avrò le vostre teste. Lui è un personaggio Ma comune. intanto fuma, allenati un po'. È un personaggio che si è già visto. Ce ne hai messo di tempo. Nel secondo Ti capitolo si chiedo vede. perdono.
Penso che stavolta ti meriti un grazie. Che poi da quelle sbarre potrebbe passarci tranquillamente in mezzo. Oh, anche qua ho ottenuto il titolo di Gran Maestro, anche se effettivamente la mossa mortale è stata una, mossa mortale a sorpresa 6. Niente male. Va bene, direi che per questa prima puntata è tutto. Io vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima puntata.